They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Matteo, Matteo, sì! Attenzione ai figli, se no qui saltiamo come i cosi. Vai Matteo, guardate lì il fotografo. Voglio un applauso. C'è un applauso, la lanterna di Diogene. E anche per applauso per voi. Meravigliosi. Guardate che bello, grazie, grazie a tutti i volontari e a tutto quello che fate. Ovviamente un saluto alla presidentessa Caterina Simei con affetto e stima. Grazie alla lanterna di Diogene, ciao, grazie! Allora andiamo avanti con la premiazione e quindi chi c'è? Bimbi a bordo di Mentana! Eccoli! Eccoli, la musica! Antonio Cordino, Bimbi a bordo di Mentana! Facciamo un applauso! Venite qui! Che carini! Ma andiamo a conoscere questi bambini! Nanni! Giampiero! Riccardo! Riccardo! Tu come ti chiami? Flavia! E tu? Francesco! E tu bambina come ti chiami? Flavia! Flavia, attenzione tu bambino!
Pietro, Gian Piero, eccoli, ciao, com'è tu? Chi lo prende qua davanti? Eccolo, facciamo la foto, chi prende la dai? Facciamo un grande applauso! Bimbi a bordo, complimenti, il bambino piange, c'ha fame, c'ha ragione. Andiamo tutti a casa, eccoli qui, ciao! Bimbi a bordo, di Ventena! E andiamo avanti! Sì, madonna santa, ma che cerca l'appendice? Una volta ho trovato uno più ingombrante di me. Guarda qui, la coda, che cos'è? Che bello, che meraviglia, il granchio. Allora, andiamo avanti, ma com'è? Come si chiama? Vai! Scout! Non voi, ecco perché non so dove sono. Mamma mia, beh, quando... Io ho 5 allora cani, prova a chiamarlo di nuovo. Scout, Stefano Bitti, lo facciamo un applauso. Eccolo, in mezzo. Più forte questo applauso. Madonna santa, ma quando si pagherà gli applausi che fanno? Vai, l'applauso ai Scout, Torlupara 1. Grazie per quello che fate anche voi, eh. Allora andiamo avanti. La banda musicale di Casperia. Eccoli, dov'è il responsabile? Prego! Il maestro! Mi hanno detto il maestro paga la cena per tutti, possibile! Elmino, facciamo l'applauso, eccoli! Grazie! Facciamoglielo forte, vengono da Casperia, facciamoglielo forte questo applauso! Veramente una storia dell'Adriatino, quindi della Sabina, complimenti per quello che fate da anni, ma complimenti perché qui è solo passione, come diceva un ragazzo, è solo passione, grazie, grazie al maestro e ai componenti, viva Casperia, viva Casperia, eccoli, bravissimi. E allora, adesso rientriamo tra virgolette in casa calcisticamente per il Torrubara Channel, eccoli. Venite avanti. Eccoli, non so se c'è un genitore, una mamma, una mamma c'è? Eccola qui, facciamo un applauso al Torlupara Calcio. E allora adesso eccola lì, la ragazza simbolicamente, eccole qui, ragazzi, vi ascoltate un attimo. Allora, un attimo, 30 secondi, ecco qui, ragazzi del Torlupara adesso prenderanno 5 rose rosse, intanto quelli del carro fanno volare 5 palloni bianchi. E un applauso fortissimo per Simone, Alessio, Valerio, Flavia e Giulia! Ed ecco che vengono i 5 palloni bianchi, sempre e comunque nei nostri cuori. Grazie! Grazie, grazie, questa è comunità. Allora, puoi rimanere qua. Grazie. Grazie a Torlupara Calcio. Grazie ovviamente a tutte le mamme, a tutti gli istruttori, al presidente Renato Olivieri. Grazie e mettete tanta passione in quello che fate. Eccoli, non guardate, siete sposati, non guardate, eccolo qua. Facciamo un applauso. Eccole qui. Facciamo un applauso alle Show Team di Fontenova, presso la Prologo. Chi vuole iscriversi andate a trovarla a Piazza delle Mimose dai 12 anni ai... Anche dai 6 anni? Fino a 80? Sì. Fino agli 80 anni c'è posto per tutto. Facciamolo crescere questo gruppo perché se lo meritano. Vai! Charlie Dance Show Team, grazie, l'applauso e andiamo avanti. Anche gli uomini. Beh, sì, l'assessore, eccolo il grande Maurizio. Prego Maurizio, ci mettiamo in mezzo. Gian Piero, vieni qua, guarda,
Ciao, un applauso, Maurizio Guccini! Grazie! Grande! Con il rombo di questa 500, ma poi la domanda gliela devo fare, ma la benzina la pagano. Eccoli qui! Eccoli! Fiat 500 Club Italia, complimenti! Complimenti! Facciamo la foto di Nico! Eccoli, eccoli, dove sono? Giampiero? Eccolo! Grazie! Grazie! Volevo ringraziare a tutti i vostri lavoretti e l'opportunità che ci avete dato. Volevo ringraziare a tutti i miei soci del Fiat 500 Club Italia e il gruppo di Matti del Cinquino che sono qui con noi. Grazie a tutti, alla prossima! E poi volevo dare un omaggio per il nostro presidente della Prologo. Eccolo qui, l'omaggio per il presidente della Prologo, Giampiero Vallati, da parte ovviamente. Grazie. Fiat 500 Club Italia, complimenti! Grazie! Trent'anni di emozioni, eccoli qui! Andiamo a sentire, sono sparito! Tutti! Quelli del carro, 30 anni, eccoli qui! Ovviamente la parola a Roberto Caroni! Dov'è? C'è Roberto? Che si è tolta la parrucca, ecco! Roberto è ritornato in noi, si è tolta la parrucca della carra! Eccolo qui, quelli del carro! 30 anni di passione, 30 anni di emozioni! Salite, salite tutti! Salite tutti! Però. Anzi, 30 anni, sì! Allora, noi come gruppo vogliamo ringraziare innanzitutto l'amministrazione comunale che quest'anno ci ha supportato in questa bella festa, il primo carnevale dopo la pandemia. Purtroppo è stato un carnevale un po' secondo tono per quello che è successo. Purtroppo sono cose che succedono e siamo vicini ai familiari dei ragazzi. L'unica cosa che volevo dire, ringraziando ovviamente l'amico Giampiero Vallati con la Prologo che anche quest'anno si è prodigato, ci manca il ricambio per questo carnevale. Lo so che non serve a niente tipo qua su. I ragazzi che mi stanno a sentire, quelli che non fanno niente, quelli che vanno girando per la strada, quelli che magari radunarsi insieme e fa un gruppo per il carnevale, sennò questo carnevale va a finire. Cioè noi sono 30 anni che lo famo. Le nuove leve erano quel carro che è arrivato là dietro, quelle erano le nuove leve, sono già 10 anni che lo fanno pure loro. Ci vuole il ricambio, solo questo. Un applauso all'amministrazione e a Giampiero. Bravi! Eccolo qui il premio per loro! 30 anni! 30 anni! Che bello, che meraviglia! Speriamo ovviamente ai giovani di Fonte Nuova che inizieranno di nuovo il percorso, quindi 30 più 30, giusto? Va bene Roberto? 120 anni quelli del carro, grazie! Grazie, bravi! Bravi, non cambiate canale, eh! Oh, hey.
Il palloncino è finita, vai! Eccolo qua, il vostro trofeo! Per dimostrare che è sobrio, Valerio ha detto che vuole dire due parole. Allora, ringrazio tutte le persone che sono venute a questo evento. Bravo! Perché è un evento che ancora funziona, come vediamo, ci sono le persone, servono altri ragazzi come noi, anche più giovani, che partecipano a questo evento, perché come vedete ci sono solo due carri, non possiamo far morire questa festa che è importante per Torluvara, per Fonte Nuova, anche Santa Lucia deve partecipare, tutti devono partecipare a questa festa che è importante, quindi facciamo comunità, facciamo sì che questa festa vada avanti, non perdiamola, per favore. Bravo, bravo, bravissimo, eccolo qui, Carnevale e Sobrietà, 10 anni di passione, 10 anni di passione e dei fiumi di birra, grandi, 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 bravissimi, e allora eccolo qui, bracci e abbracci, siamo ai titoli di coda, grazie veramente di tutto al Presidente della